Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Noi impieghiamo spesso il verbo vedere e la cecità in modo metaforico, simbolico. Diciamo, non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere, oppure uno che sta sbagliando. Gli diciamo, apri gli occhi, non ti rendi conto con chi hai a che fare. Oppure, quello è uno che vede solo i soldi. Oppure, vede tutto nero. No, quello vede lontano. Ecco, questo simbolismo del verbo vedere, della cecità, lo ritroviamo spesso nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. I profeti Ezechiele e Geremia dicono di Israele: questo è un popolo stolto che ha occhi ma non vede, e si comportano cioè come i ciechi, procedono incuranti del pericolo e non si rendono conto che sono sull'orlo di un precipizio e nel burrone poi ci sono caduti. Non si sono lasciati aprire gli occhi dai profeti e sono finiti in esilio a Babilonia. Nel libro di Isaia si parla di un misterioso personaggio inviato dal Signore proprio per aprire gli occhi a questi ciechi, per farli uscire dalle tenebre del carcere dell'esilio babilonese. E un profeta vissuto fra questi esiliati fa la promessa di un intervento del Signore e assicura che un giorno gli occhi di questi ciechi si apriranno. Nel Nuovo Testamento questa stessa immagine è ripresa, la impiega spesso Gesù. Ai suoi discepoli dice: siete ciechi, avete il cuore indurito, avete occhi ma non vedete. Oppure, parlando degli scribi e dei farisei, dice: sono ciechi e guide di ciechi. E poi dice: un cieco non può guidare un altro cieco, perché finiscono poi tutte e due nel fosso. Gesù si presenta come colui che apre gli occhi, come la luce del mondo avvolto nell'oscurità. Quindi questa umanità che si muove nella tenebra e rischia di andare verso la rovina, è ciò che temiamo anche noi. Ci chiediamo spesso, come umanità, dove stiamo andando? Verifichiamo la crisi ambientale, lo spreco di risorse in consumi effimeri, il dilagare della violenza, l'accaparramento egoistico dei beni del creato. Procediamo trastullandoci con i giocattoli digitali, ma dove sta andando la nostra umanità? Ecco, sentiamo il bisogno che qualcuno ci apra gli occhi, e Gesù si presenta come colui che apre gli occhi. Dice: ancora un poco, la luce è tra di voi, camminate mentre avete la luce, perché chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Nella prima lettera di Giovanni si dice: chi odia il fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre dell'egoismo hanno accecato i suoi occhi. Ecco, i battezzati nella Chiesa primitiva venivano chiamati gli illuminati, cioè coloro che si erano lasciati aprire gli occhi dalla parola del Vangelo, oi fotistentes, gli illuminati. Nella prima apologia di Giustino, il battesimo è chiamato l'illuminazione. Ecco, il brano evangelico di oggi ci presenta la guarigione di Bartimeo, un cieco. E il racconto è ben più di una pagina di cronaca. Gesù ha curato un cieco, ma il racconto che ci fa l'evangelista Marco diviene una parabola in cui si racconta il passaggio dalla cecità
alla luce donata da Cristo e dal Vangelo. Sentiamo anzitutto la descrizione della condizione di colui che non ha ancora incontrato Cristo ed è cieco. Sentiamo. Gesù e i suoi discepoli giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. L'Evangelista Marco colloca la guarigione di Bartimeo all'uscita di Gerico, la città del tempo di Gesù. Non si trovava dove voi vedete sullo sfondo, nella pianura, la città attuale, ma finiva lì dove voi vedete quel rudere medievale che non ha alcuna importanza. Ma da lì si estendeva lungo la costa per qualche centinaio di metri verso la pianura. Ve la indico meglio in quest'altra foto. Sullo sfondo voi vedete quel verde che si estende lungo la montagna. Era lì che sorgeva la città di Gerico. E notate anche una cima. Lì il re Erode il Grande aveva fatto costruire una delle sue tante fortezze. Questa serviva per proteggere la strada romana che da Gerico saliva verso Gerusalemme, che era molto pericolosa. A questa fortezza aveva dato il nome di sua mamma Cipro, che era una nabatea. Gerico, la città delle palme, la città del balsamo, la cui composizione era un segreto che era proibito rivelare. Era la città delle seconde case, della gente bene di Gerusalemme, e anche Erode aveva fatto costruire i suoi palazzi a Gerico. Vedete i resti alle mie spalle, sullo sfondo. Vi mostro anche di nuovo questa strada romana che saliva verso Gerusalemme e di nuovo anche la fortezza Cipro. E se riuscite a vedere sullo sfondo le ultime cime, è il Monte degli Ulivi. Lì si contempla la città di Gerusalemme. Questa strada, ho detto che era molto pericolosa. C'erano burroni, era infestata da briganti, difatti Gesù ambienta in questo deserto di Giuda la parabola del samaritano che soccorre quel disgraziato che era caduto in mano ai briganti. Gesù è giunto a Gerico con i suoi discepoli, c'è molta folla, proprio perché i pellegrini stavano andando a Gerusalemme. E sta per giungere alla sua meta, mancano 27 chilometri per arrivare a Gerusalemme. Vediamo il luogo dove è avvenuto l'incontro con Bartimeo. Vi mostro di nuovo quel rudere accanto al quale passa la strada romana. Lì finiva la città di Gerico. Quello è il luogo dove Gesù ha incontrato Bartimeo. Per i mendicanti, l'uscita dalla città di Gerico era il luogo ideale per piazzarsi e implorare un aiuto dai pellegrini ben disposti, perché siamo in tempo pasquale. Non facevano l'elemosina per misericordia, perché se uno era cieco era causa della sua disgrazia con i suoi peccati. Lo facevano perché era un dovere fare l'elemosina. Vediamo chi è questo personaggio e noi leggeremo adesso il racconto. Non come un fatto di cronaca, sì, Gesù ha curato un cieco, ma come parabola del passaggio dall'oscurità, dalla cecità, verso la luce. Chi non vedeva un senso nella sua vita, quando incontra Cristo, copre finalmente la luce che guida la sua esistenza e dà un senso alla sua vita in questo mondo. Il nome di quest'uomo, Bartimeo, il figlio di Timeo, in realtà non è il suo nome, è il suo cognome. Si dice chi è suo padre e si insiste troppo su questo Timeo per non capire ciò che l'Evangelista ci vuole dire.
Timè in greco significa l'onore. Questo è il figlio di chi cerca l'onore in realtà. Ci sta dicendo l'Evangelista che questa è l'origine della cecità in cui si muovono le persone che non hanno ancora ricevuto la luce di Cristo. Ritengono che l'unico obiettivo che dia senso alla vita sia avere onori, ottenere prestigio, potere, ricchezza, piaceri. In realtà, questa è la cecità dei discepoli di Gesù che ancora non si sono lasciati aprire gli occhi sul vero senso della vita. Loro che cosa fanno? Continuano a osservare, stanno andando verso Gerusalemme, ma sulla destra, a poche centinaia di metri, loro contemplano i palazzi di Erode. Quello è il loro sogno, loro puntano a questa vanagloria. Gesù non è ancora riuscito ad aprire loro gli occhi per far capire che la vera gloria non è quella di Erode il Grande, quella di chi possiede palazzi. La vera gloria è quello che lui manifesterà donando la propria vita. Vediamo adesso le caratteristiche di questa persona cieca che non ha ancora incontrato Cristo che gli apre gli occhi. È seduto, è avvolto nella tenebra, ha i piedi ma non può muoversi perché non saprebbe dove andare, dove dirigersi. Lui è sempre accompagnato da altri negli stessi luoghi, ripete ogni giorno come un automa gli stessi gesti, gli stessi movimenti, le stesse parole. Quindi più che vivere, vegeta, tira a campare. Non coltiva ideali che vadano al di là della soddisfazione dei suoi bisogni immediati. Nella parabola è l'immagine della vita che conduce chi non ha presente, chi non vede il senso ultimo del suo esistere. Costui è coinvolto in un perenne succedersi ciclico di nascere, vivere, morire, senza una meta. Ho fatto bene le elementari, quindi ho fatto bene le medie e quindi sono stato molto bravo nelle superiori, ho preso dei voti eccellenti all'università, mi sono laureato, ho trovato una professione, poi mi sono fatto una famiglia, ho avuto dei figli ai quali ho detto fai bene le elementari, così fai bene le medie, le superiori. Questo è un ciclo che continua a ripetersi. Ma perché tutto questo? È ciò che dice il Coelet, allora. Una generazione se ne va, un'altra arriva, ma la terra rimane sempre la stessa, il sole sorge, il sole tramonta, si affretta a tornare là dove rinasce. Siamo al primo capitolo del libro del Coelet. Ma la conclusione è che in questo ciclo allora tutto è vanità. Non c'è più un senso ultimo. E si è nella condizione di Bartimeo. Chi non ha aperto gli occhi e non ha colto il senso, la meta della sua vita, è un cieco. Seconda caratteristica di questo cieco è fuori dalla via. È l'immagine di chi vive ai margini della storia. C'è una storia che rimane, è quella di coloro che collaborano a costruire il regno di Dio nel mondo, il regno di chi ama, di chi dona la vita per amore. Costoro sono nella via che è segnata da Cristo. Chi è fuori da questa via, chi vive ripiegato sui beni di questo mondo, chi è alla ricerca del proprio successo, dell'onore, del proprio interesse egoistico, è fuori dalla via di Gesù e non lascerà traccia del proprio passaggio in questo mondo. La sua storia verrà cancellata. Terza caratteristica, è un mendicante.
ripiegato sull'elemosina che gli viene fatta e che lui raccoglie in quel mantello che ha posto fra le sue ginocchia. Nella parabola, chi non ha aperto gli occhi e non vede chiaro il senso della vita, diventa un mendicante, mendica tutto, mendica l'approvazione, gli elogi, i complimenti di chi gli sta vicino, e per ottenere questo è disposto a tutto, anche ad adulare, a mentire. Proviamo a chiederci, non è forse un mendicare attenzione il ricorso alla chirurgia estetica, ai tatuaggi, piercing, impianto di capelli, tutto per attirare l'attenzione? Si ottiene in elemosina un po' di attenzione, ma si tratta di spiccioli. A che servono? Se si vive per questo, ci si accontenta davvero di poco. I veri valori della vita sono altri, non queste elemosine. Dice il Coelet molto bene al capitolo terzo: Dio ha fatto bella ogni cosa e ha messo nel cuore degli uomini l'infinito, Aholam. L'uomo è fatto per l'infinito, non per questi spiccioli che si vanno mendicando. Chi ha gli occhi aperti e ha colto il senso del proprio esistere è cosciente del proprio valore e non ha bisogno di mendicare stima e attenzione. È felice di suo. Qual è allora la salvezza di queste persone che sono cieche? È incontrare qualcuno che apra loro gli occhi, che faccia loro sollevare lo sguardo. È ciò che è accaduto a Bartimeo. Ha avuto la fortuna di incontrare Gesù. Sentiamo. Sentendo che era Gesù Nazareno, Bartimeo cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Bartimeo è l'immagine di chi a un certo punto si rende conto che sta conducendo una vita senza senso, inaccettabile, e cerca una via d'uscita. Perché c'è anche chi si adatta alla propria condizione, chi si affeziona alla propria cecità che gli consente di tirare comunque avanti vivendo di elemosine, e c'è anche chi si compiace del proprio stato. Bartimeo no. Rappresenta chi oggi è insoddisfatto di una vita priva di valori e di ideali elevati e non si rassegna alla tenebra nella quale è immerso. I modelli di vita che prima ammirava, che cercava di raggiungere, addirittura di superare, a un certo punto lo deludono. E queste inquietudini le dobbiamo lasciare emergere, lasciarle parlare, non vanno tacitate, perché portano alla ricerca di chi ti può aprire gli occhi a una nuova luce. Bartimeo non ci vede, ma sa ascoltare. E in mezzo alla confusione di tante voci che si sovrappongono, lui ne coglie una, quella di Gesù. L'unica voce che lui sente può tirarlo fuori dalla sua condizione di non vita. Eccolo il messaggio della parabola. All'incontro con Cristo, colui che ti può aprire gli occhi, si giunge attraverso l'ascolto, l'ascolto della sua parola, che è il suo Vangelo. È questo Vangelo che apre gli occhi e dà la risposta alle tue inquietudini. Bartimeo si rivolge a Gesù, è a lui che grida la sua richiesta di aiuto e supera le esitazioni, le paure, l'imbarazzo, perché non vuole rimanere in quello stato. Non ci si deve vergognare di prendere coscienza della propria cecità spirituale e di manifestare l'insoddisfazione che si prova
quando non si riesce a dare un senso alla propria vita. E chiama Gesù per nome, Yeshua, colui che salva. La salvezza non è essere portati in paradiso dove il Padre del Cielo accoglie tutti. La salvezza deve essere oggi, al più presto. Bisogna lasciarsi aprire gli occhi dalla parola di Gesù e dal suo Vangelo per condurre una vita autentica. Ecco il Gesù, il nome di colui che salva. E comincia a gridare Bartimeo, ma il suo grido disturba molta gente. Chi rappresentano queste persone che sono disturbate da questo grido? Marco sta facendo catechesi. Rappresentano coloro che stanno provando le stesse inquietudini di Bartimeo perché sono ciechi come lui, ma vogliono essere lasciati tranquilli perché sono affezionati alla loro condizione, si sono adattati a una vita che non è vita. Marco vuole dirci che chi vuole incontrare la luce di Cristo deve mettere in conto anche queste difficoltà, queste opposizioni, queste incomprensioni. E la prima opposizione viene da chi cerca di scoraggiare colui che cerca la luce. Lo invita a lasciar perdere, a pensare a godersi la vita come fanno tutti, a non dare importanza a certi interrogativi che vengono dal profondo del cuore, lasciali perdere. E costoro possono essere i colleghi di bisbocce, i soci in affari ambigui e anche gli amici che per superficialità sorridono dei tormenti dell'anima, obiettano che si tratta di preoccupazioni di gente labile, non al passo con i tempi, roba da medioevo. Bartimeo indica come vanno superati questi momenti di difficoltà. Non ci si deve scoraggiare, si deve continuare a cercare e a invocare la luce. La seconda difficoltà da mettere in conto viene da coloro che stanno attorno a Gesù, che dovrebbero aiutare il cieco ad avvicinarsi a Cristo, invece costituiscono anche loro un impedimento. Oggi noi incontriamo il Maestro attraverso la comunità dei discepoli, ma questi a volte con la loro vita offuscano la luminosità della proposta di uomo fatta da Gesù. Noi incontriamo la luce di Cristo nel suo Vangelo, ma anche questo Vangelo può venire velato da chi lo annuncia. Può essere deturpato, adattato ai nostri ragionamenti umani. Queste difficoltà di incontrare la luce vanno messe in conto. E a questo punto noi ci aspetteremmo che, udito il grido del cieco, Gesù si avvicinasse immediatamente per dargli la luce. Abbiamo visto che la strada è molto stretta e quindi Gesù c'è il cieco lì sotto gli occhi. È parabola questa. Ci vuole qualcuno che accompagni il cieco a Gesù, non vada solo. Anche questo dettaglio ha un messaggio per noi. Sentiamo. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. La voce di Gesù non giunge direttamente al cieco. C'è qualcuno che è incaricato di trasmetterla. Chi sono questi mediatori? Rappresentano gli autentici discepoli del Maestro. Sono coloro che sono attenti, sensibili alla richiesta di aiuto dei fratelli in difficoltà. Vero discepolo di Cristo, un angelo del Signore, è ad esempio colui al quale un collega d'ufficio confida la propria insoddisfazione, le proprie inquietudini, perché si sta rendendo conto di essere allo sbando nella vita.
Ecco, quello è il momento in cui il vero discepolo si ferma ad ascoltare, accogliere l'accorata richiesta di aiuto del fratello e lo accompagna a Cristo. E come si accostano al fratello in difficoltà questi angeli? Come si devono prendere cura di lui? Ci viene detto con tre verbi. Il primo, gli devono dire coraggio. Il discepolo di Cristo sa che chi si lascia aprire gli occhi dalla luce del Vangelo sarà posto di fronte a una scelta di vita non facile. Sarà chiamato anche a un cambiamento radicale. Ecco la ragione. Per cui il primo imperativo è abbi coraggio. Metti in conto che non sarà semplice seguire la luce che ti dona Gesù. Secondo, alzati. Il verbo greco è egeirein, che significa risorgi, inizia per te una vita completamente nuova, da risorto, una vita impegnativa, ma l'unica degna di un uomo. Terzo verbo, chiama te, chiama proprio te, non è una proposta generica che lui fa all'umanità, è interessato a te. Sei tu che sei prezioso ai suoi occhi, è con te che vuole instaurare un rapporto di amore. Vedete come l'incontro con la luce di Cristo dipende da questi mediatori del Vangelo, dal modo con cui costoro si accostano al fratello, non con rimproveri, ma con la tenerezza del Maestro. E adesso il cieco si muove per andare a ricevere la luce di Cristo. Facciamo attenzione a ogni gesto che compie, perché l'Evangelista Marco li nota perché contengono tutti un messaggio per noi. Sentiamo. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ci saremmo aspettati il racconto di una scena diversa da parte di Marco. Avrebbe dovuto dirci che qualcuno si è avvicinato a Bartimeo, lo hanno aiutato a rimettersi in piedi, poi gli hanno sistemato il mantello sulle spalle, hanno preso cura anche di quei pochi spiccioli che c'erano nel mantello per poi riconsegnarglieli e poi, preso per un braccio, lo hanno accompagnato da Gesù. Invece Marco ci dice che il cieco è balzato in piedi, ha gettato via il mantello con tutto quello che c'era dentro e poi è corso da Gesù. Come cronaca questa scena è poco verosimile e difatti non è cronaca, è una scena simbolica. Il mantello anzitutto. Come ogni mendicante, Bartimeo l'aveva sulle ginocchia proprio per prendere le elemosine. Il gesto che lui compie di gettar via tutto indica il distacco completo, deciso, radicale dalla condizione in cui lui è vissuto. La vita che ha condotto fino a quel momento non gli interessa più, la getta via. Questo gesto richiama chiaramente quello dei catecumeni delle comunità del tempo di Marco, i quali, prima di essere immersi nella vasca battesimale, quella dell'illuminazione, come era chiamata, gettavano via il vestito vecchio e questo indicava il rifiuto della vita pagana che avevano condotto fino a quel momento. L'abito, nella cultura del tempo, indicava le azioni di una persona, perché come noi riconosciamo una persona dal modo come veste e così noi riconosciamo una persona dalle sue azioni. Ecco, questa vita corrotta che avevano condotto
fino al momento del battesimo veniva gettata via. Quindi tutti i comportamenti fatti di compromessi e che erano incompatibili con le scelte di chi è stato illuminato da Cristo dovevano essere buttati via. E poi il battezzato era rivestito di un abito nuovo, bianco, luminoso, indicava che dalla sua persona, da lì in avanti, doveva trasparire la vita luminosa di Gesù di Nazaret. Poi Gesù fa una domanda al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? Sembra una domanda inutile, invece è molto importante e dobbiamo sentire questa domanda rivolta a noi. L'abbiamo già ascoltata la scorsa domenica, rivolta ai due figli di Zebedeo. Gesù ha chiesto loro: cosa volete che io faccia per voi? Vuol dire: cosa vi aspettate da me? Domanda rivolta anche a noi: cosa ci aspettiamo noi da Gesù di Nazaret? I due figli di Zebedeo gli avevano detto: noi da te ci aspettiamo onori, posizioni di prestigio, successo in questo mondo, denaro, gloria. E Gesù aveva detto: non sapete ciò che chiedete. Io non ho mai promesso queste cose. Il cieco fa la richiesta giusta, chiede ciò che Gesù vuole realmente dare, la sua luce, in modo che tu veda chiaro dove stai andando nella tua vita. Bartimeo chiede: Rabbunì, che io riabbia la vista. Il verbo greco è anablepo, che indica voglio guardare in alto. Finora ho sempre guardato in basso alle elemosine che mi davano. Adesso voglio sollevare lo sguardo. E difatti Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Il fatto che tu hai creduto che il dono che io ti posso fare è la mia luce ti salva, perché io ti dono questa luce e tu vedrai il mondo, la tua vita, tutta la realtà così come la vede Dio. Perché adesso saprai dove stai andando, come muoverti senza deviare, senza lasciarti sedurre dai cammini di morte. Noi tutti abbiamo fatto l'esperienza di trovarci di fronte a un panorama, a volte avvolto nella nebbia, altre volte invece in una giornata splendida. Le cose sono le stesse, ma sono viste in modo diverso quando c'è la luce e quando invece manca questa luce. È ciò che accade a chi ha ricevuto la luce di Cristo. Il mondo, la vita, le cose, tutta la realtà è la stessa, ma viene vista in un modo diverso. La vita, il dolore, le gioie, la morte, le feste, i lutti sono gli stessi, ma quando si ha la luce di Cristo si capisce il significato che hanno e si impara ad amare ogni realtà. Va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista. Di nuovo il verbo greco: guardò in alto. Adesso ha ricevuto quella luce che solo Dio può dare. E si mise a seguirlo lungo la via. Adesso segue Gesù sulla strada che lui traccia con la sua persona, che è quello della vita donata, non quella di chi ricerca gli onori e le glorie di questo mondo, come chiedevano i due figli di Zebedeo. Chi fa la domanda giusta a Cristo riceve ciò che lui ci vuole dare, la luce per vivere come lui è vissuto. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.